Ma che schifo, ma sono i testicoli di ceccio! Suri c'è rimasto con l'erba canapa. Animale animale, io penso che se negli scorsi ETP reaction siete morti alle risate, in questo sarete oltre. Una versione di ETP mai vista, o se l'avete vista sapete già a cosa state andando contro. Fidatevi di me, è da godere tutto, perché non ho mai e mai riso così tanto in vita mia. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo nuovissimo video. Dovrebbe essere il secondo video della giornata questo, perché volevo fare una reaction a due video. Il primo è veramente corto, dove dentro ci sono io, ci sono anche altri youtuber, ma è veramente assolutamente da vedere. Lo stesso creatore del video dei Telemates, che vi era piaciuto tantissimo. Successivamente mi avete consigliato anche un altro video reaction incentrato tutto sui mates, che ci godremo insieme per la prima volta. I canali dei due creatori di queste ETP li trovate in descrizione, quindi se vi dovessero piacere magari fateci un salto. E io direi di partire subito. Cosa si chiama? Trailer Natale su YouTube. Visto che ci sono tanti cinepanettoni a Natale, vediamo quello di YouTube come dovrebbe essere. A me viene già da ridere, raga, non so. Sì! Lui no. Quest'anno è su YouTube. Vieni al cinema con tutta la famiglia per questo. Natura, nell'arci tua. Mi gusta il culo. Bene. Vieni, vieni. Ma poi che fa l'amore con Samuele, ma qua sta fa schifo. Quest'anno è Natale, passalo su YouTube. Con un mucchio di risate. Grazie. E vabbè. Dai, vabbè. Fa troppo ridere. Con tutti gli immancabili elementi tipici della commedia all'italiana. Riondati al cinema, cosa aspetti? E botto ovunque, poi. Che schifo! Praticamente ci faccio solo. Faccio solo io parte di questo video, praticamente, cioè le mie clip sono state over e usate, praticamente, cioè sono uno dei protagonisti probabilmente di questo Natale su YouTube. Vabbè, insomma, Natale è passato, magari il prossimo sarà ancora migliore. Questo diciamo che l'ho voluto lasciare un po' uncut, soltanto con le risate, perché effettivamente era molto corto, è solo da guardare. Quest'altro che sarà dopo è un tantino più lungo e vediamo un po' che cosa ne uscirà fuori, va? Bene, siamo a Mates parodia il filmazzo. Vediamo un po'. Ecco, una mela che casca, cos'è? Un arancio. Ok. Sembra il Signore degli Anelli, la casa di Frodo, cos'è? Quello lì. È male quest'erba pipa. Yeah. Sono strafatto, raga. La faccia non sembra che stia tanto bene. Qui c'è... Libro dello sballo, raga. Suri c'è rimasto con l'erba canapa. Scritto che quando si è in queste situazioni, un brusco risveglio potrebbe danneggiare il cervello irrimediabilmente. Addio, Suri. Siete stati... Papà Gandalf! L'importanza per l'umanità. Dovrete oltrepassare questi... E dietro... ...pieni di creature malvagie... Ma perché papà mi mette le mani in bocca? Voi siete gli unici di cui io mi possa fidare ciecamente. Raga, sto male. Siete l'unica versione di cui mi posso fidare ciecamente, ha detto. Immancabile Stefani con la telecamera in mano sempre subito. Io un po' meno in realtà. Stefano è sempre con la telecamera in mano per riprendere tutto. Ma questa però è da riprenderlo per forza. Basta fare cretene. Tu Stefani, che sei il più sveglio, avrai il compito più perché? Importante. Quello di gettare nella lava del monte del male quest'anello stramaledetto. Mentre tu, anima, tu getterai questo nella lava. E devo ammazzare Suri nella lava. Salti da mettere su Instagram per i nostri fan. Postiamoci proprio in qua. Questa spacca. Con Suri. E così i mates si misero in cammino. Raga, ma l'avete viste le pupille di Suri? Aspetta, voglio tornare indietro. Guardate la pupilla di Suri, raga! È strafattissimo! Per chi
chilometri e chilometri. Passo dopo passo. Cavolo, era lungo il viaggio, mi ricordo. Per mesi e mesi. Era maronna. Montagna maledetta. Guidati dall'infallibile senso di orientamento di Papa Vegas. Dai papà, facci vedere un po'. Oh mio Dio. E bravo papà, ti riesce tutto, vedo, E niente, e giustamente iniziamo a lanciargli pietrate perché papà è ingrato, 2000 anni di età, insomma, dovrebbero aiutare un po' anche nel senso dell'orientamento. Invece no, siamo dovuti tornare indietro prendendolo a sassate. Welcome montagna maledetta. Ma quella è casa nostra. Ciao ragazzi, dove andate di bene? Ma no! Fammi girare, è venuto a trovarci, l'ha portato via un'aquila. Pensavo fosse più in là. Zurri, quella non è una roccia. Che cos'è? Quindi che ma cos'è? Che schifo. In effetti è un po' molliccio. Ma che schifo, ma sono i testicoli di Ciccio. Un Ciccio Troll 89. Un Ciccio Troll 89. Ma perché sta roba? Surri in questo video è il più imbarazzante del mondo, ma è anche quello che ci sta meglio. Papà, vuoi far qualcosa a parte sbagliare strada? Ma poi Surri, staccati dalle palle di Ciccio. Ci penso io. Oh, alleluia. Papà, spaccagli il culo! Sì, con gli occhiali da sole. Aspetta, ma perché Steppi è diventato pelato? Qui e lo puoi passare! Papà! Manco le magie hai imparato in 2000 anni! Cosa? Non possiamo restare qui con le mani in mano! Forza, ragazzi, pensiamo! Ne ho una! Facciamo un video su YouTube! Sei bello! Una delle ATP più belle che io abbia mai visto. ATP è un cacchio, questo è un cartone animato. Come è successa sta roba qua? Ma chi è che è entrata in scena, scusate? Ah, Sabrina, perfetto. Figuriamoci se non era mezza nuda. Perché tutto ad un tratto sono ritornato normale, abbiamo tutti il mento gigante. Perché? Loredana Lecciso. Ma non... Io sono la Sabri Gamer Elfica. Che pezzo di Elfica. Ti metterò a capo con un sol colpo. Grande amore. Beh, Ciccio Troll. Grazie. Non ne vedo. Cosa ho fatto? Hai mostrato le tette a Ciccio Troll 89 che gli hai scoppiato il cuore. E l'hai ucciso e ci hai salvato tutti. Cosa che ho fatto? Hai ucciso Ciccio Troll 89 con una tettata? No, scuotendo le tue tette. Ah, realistico. Avanti. Sei sicura di voler vedere il filmazzo? Con le mani esattamente cosa stai indicando? Sto facendo quello del pugno. Ah, quello. Sì, sì, sì. Pagate la mossa adesso. Esatto. Quindi sono un po' deboli di cuore quando vedono certe cose. Ma? Cos'è? Ok, hai visto già fin troppo. Prego. Ciao. Quello è meglio che vado di là io. Anche secondo me. Perché ho preso Steppi da parte? Cosa è successo? Innamorato. Mi sono innamorato. Ho aspettato per sentirtelo dire. Ma no! Sentimenti per te. Solo. Io sto parlando di lei. Sto ragazzo, sta persona è un genio, ha mixato un sacco di roba nostra benissimo. Vai da lei e liberati da ciò che hai dentro. Papa Vega, ti vedo in forma. Forza e coraggio. Non far cazzate, non dire minchiate. Sabri! Sì. Ma perché? Hai seguito i miei consigli alla lettera. No, ragazzi, ma Giuseppe che dice hai seguito i miei consigli alla lettera? Ma perché in ogni cacchio di DP sono io che rutto? Romantico. Modestamente. Ma cosa vi porta a rischiare la vita da queste parti? Lo chiedo anch'io. Il signore degli anelli? Dobbiamo distruggere l'occhio di Sauron gettando l'anello nella lava. Se mi dai l'anello posso pensarci io a Sauron. Ingenuo bamboccia. Possono sbranare le palline ai lupi se ce la fai.
Raga, Giuseppe ha scommesso le sue palle. Non si ci può mettere contro Sabrina. Dove sei? Dove sei, maledetto brutto bastardo? Ti sento, sai che sei messo l'anello? Ti trovo, sai. Ormai sei in pugno. Dove sei? Sei qua? Sei qua? Eccoti! Eccolo, pure la torre è venuta l'infarto. È stata proprio geniale. Ovviamente io non dicevo sul serio prima. Dai ragazzi, non è che volessi dire. Tutto è bene quello che finisce bene. Ragazzi, qualcuno sa che fine ha fatto Favij? Cacchio, Favij? È vero, Lorenzo. A me, levatevi, maledetti. È una volta che mi porta della. Che mutella. Cosa orribile. Non voglio più. Devo riuscire ad andarmene da qui. Qualcuno, che schifo. Cosa? Cos'è? Leaders in Italia, addestramento falchi. C'è Leaders che ha addestrato il falco per portare via Favij. Ma perché? Perché? Alzo le mani. Io non so voi raga, ma io non ho mai visto niente di più bello di una roba del genere. Io spero ci sarà un nuovo video, ti prego fallo, è bellissimo, è trash ma è bellissimo. Quindi se è trash è perché siamo anche un po' trash noi a volte. Vi giuro, non ho parole, io a me gli TP fanno proprio per venire, cioè se sono triste mi fanno tornare il sorriso, mi ridono proprio di buon umore. Animale, spero davvero che questo video reaction di questi due video fantastici vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un mi piace se ne volete altri prossimamente. Grazie a tutti per essere arrivati fino in fondo, siete i migliori. Vi potete iscrivere al centro a guardare altri due bellissimi video ai lati. E noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, hey animals.